Buonasera, ora facciamo anche musica, però due parole le devo dire perché primo sono un po' emozionato per... averti nominato così tanto. Come? Averti nominato così tanto. No, anche troppo. Allora, intanto grazie per il giovane, perché quello è sempre apprezzatissimo. Intanto devo anche dire questo, che sono veramente felice di rivedere amici, persone che da diverso tempo non vedevo, e chi sa meglio della mia vita privata sa anche perché sono anche più felice in questo momento. Ma devo dirvi, questo programma noi l'abbiamo pensato rivolgendoci al passato, ma in un modo piuttosto, vorrei dire, singolare, perché avremo delle esecuzioni di brani barocchi, tra l'altro sul pianoforte, quindi già questo, come dire, è una libertà che ci prendiamo rispetto agli strumenti antichi. Però è anche vero che noi come Rivgoš Concerti siamo sempre stati, come dire, un po' birichini dal punto di vista della filologia musicale, nel senso che a volte non siamo stati così, diciamo, scrupolosi in quel senso, ma è stata una scelta che abbiamo dichiarato, l'abbiamo sempre detto, e ovviamente non abbiamo nulla contro, anzi è una meraviglia chi può eseguire la musica antica sugli strumenti antichi e secondo la prassi antica, però non è il caso di questa sera. Io ritengo, come compositore e come musicista, che quando la musica riesce a reggere, nonostante il fatto che sia decontestualizzata o sia in un'altra situazione e su altri strumenti rispetto al passato, allora vuol dire che quella è musica veramente bella, veramente. A volte dico anche ai miei allievi, guarda che se il tuo pezzo, eseguito magari da esecutori così così, riesce a reggere lo stesso, vuol dire che l'hai scritto proprio bene. Perché siamo molto abituati, e credo che il Covid in questo ci abbia un pochino, portati avanti. Io spero che questo accada. Siamo molto abituati a quelle esecuzioni tutte centellinate, precisine, asettiche, dove ci aspettiamo dall'esecutore il massimo della perfezione, il massimo della infallibilità. Ma io credo che il Covid ci stia insegnando a recuperare un modo di vivere la musica che è più vero, è meno, per così dire, metafisico, è meno sintetico, è più vicino a noi, è più calato in mezzo a noi. E devo dire che io, tornando in questi giorni a Torino, ho avuto un po' questa emozione, questo senso, dico, ma guarda, siamo qui per fare musica, siamo qui, sembrava una cosa scontata una volta, ma adesso non lo è scontata. Siamo qui tutti contati, un po' spennacchiati, un po' come i miei capelli, però ci siamo. E siamo qui che riusciamo a vivere un evento culturale, e ringrazio sempre moltissimo Antonella Lopresti per tutto quello che sta facendo per il coordinamento delle associazioni e per la musica a Torino, perché se non ci fossero persone come Antonella Lopresti, veramente ci sarebbero dei grossi problemi. Non esistono soltanto le immense istituzioni, ma esiste anche l'associazionismo, esistono delle realtà magari più piccole che però costruiscono il terreno, l'humus culturale di un luogo, come ad esempio Torino, che è cresciuta negli anni grazie, io dico sempre questo, all'associazionismo. Detto questo, brani tutti della tradizione barocca, eseguiti in modo volutamente su un pianoforte, tra l'altro un ottimo Grottenstein fornito dalla ditta Bergamini, e poi che cosa? Due sorprese, anzi tre, due improvvisazioni. La prima ho deciso di cederla a Riccardo Leone, che è uno splendido pianista, che è anche molto avvezzo alla contemporanea e che ci sorprenderà con una improvvisazione in cui utilizzerà il pianoforte anche sulla cordiera, e partendo dal brano che concluderà il concerto, il Salve Regina di Domenico Scarlatti. Poi ad un certo punto interverrò anch'io e farò una mia improvvisazione a mio modo, magari partendo da un'ottica diversa, e concluderemo il programma con questo lavoro rarissimamente ascoltato di Domenico Scarlatti, che è l'ultimo pezzo che Scarlatti ha scritto in vita, è il suo testamento musicale. L'impressione di questo pezzo, vi dico subito, ricordo io quando lo cominciamo a studiare le prime volte, poiché Scarlatti effettivamente fosse arrivato alla fine della sua vita, che probabilmente insomma stava cominciando a battere i colpi, sembrava. In realtà è incredibile quanto questo pezzo sia pieno di
elementi che una volta che voi li sentite una volta, due volte, perché poi ritornano molte volte all'interno della Salve Regina, che dura più di 15 minuti per intenderci, no? Diventano una specie di tormentone. E io credo che voi uscirete di qui, che vi ricorderete certi movimenti, no? Cioè sono delle modalità che certamente nel barocco, ma lui da italiano e da genio italiano che c'era, veramente in questa ultima fase della vita ha tirato fuori ancora qualche cosa di splendido. E vi accorgerete come Mozart abbia attinto a piene mani da, per esempio, brani come questo Salve Regina. Ci sono delle parti che sembrano Mozart sputato, soltanto che Domenico Scarlatti è un italiano, e anche se Mozart amava l'Italia, anche se Mozart era il genio dei geni, Scarlatti non era certamente da meno, e evolveva e sviluppava i temi in un modo tutto suo, tutto particolare, più mediterraneo, e sentirete come lo fa. Il resto è una meraviglia dopo l'altra, dal contrappunto ottavo dell'Arte della Fuga, a Albinoni, a Handel, a Alessandro Scarlatti, che è stato il padre di Scarlatti, Domenico, va bene? Quindi voi sentirete questa sera i due Scarlatti, papà e figlio. Ricordate che Domenico Scarlatti è nato nello stesso anno di Bach, il grande Bach, Johann Sebastian, e di Georg Friedrich Handel, 1685, e tutti e tre sono mancati negli anni 50 del Settecento, quindi veramente hanno lavorato come una triade perfetta in modo meraviglioso. Scusate se sono stato troppo lungo, però era da un po' che non parlavo Torino, e allora qualche volta, visto che sono un po' logorroico di natura, e in queste situazioni, beh, se non la tiro fuori la mia logorrea, quando la tiro fuori? Grazie, buon ascolto, contento di vedervi e buon concerto. Grazie. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
volevo dirvi una cosa. Pensate che queste sono le ultimissime note che Domenico Scarlatti ha scritto. Allora a volte uno pensa, ma tu pensa, Mozart ha finito con Lacrimosa, così in tristezza completa. E invece guardate l'italiano come finisce la sua vita, in gloria, in questo modo, così brillante e così felice. Bene, a presto, grazie.